di cambiamento, come c'è Gianluca, autore di cui ci siamo stasera, con cui ci accingiamo a fare qualche chiacchiere, Enzo, Vincenzo Sforza, che dopo ci aiuterà a fare una serie di riflessioni e magari a parlare insieme di una serie di spunti che ci proporrà. E come accennava Gianni, questo sarà il primo appuntamento, speriamo, di un fitto calendario che andrà avanti anche nel corso di tutto il 2013, con una serie di presentazioni di altri testi che come questo vogliono darci degli spunti per battere strade diverse, provare come fa la stessa casa editrice che pubblica questo libro a, diciamo, dare degli input per il cambiamento, delle proposte per il cambiamento. Il libro che presentiamo stasera è 99%. Per uscire dalle crisi generate dal sistema neoliberista, riprendiamoci il futuro partendo dal basso. È un libro pubblicato da Dissenso Edizioni, su cui voglio spendere almeno qualche parola perché è una iniziativa editoriale, insomma, coraggiosa, che appunto non propone solo una letteratura di evasione, no? Ma anche delle proposte, diciamo è un filone di denuncia ma anche di proposte, quindi propositiva per il cambiamento. E brevemente volevo dire che Dissenso poi ha in catalogo tantissimi testi, tra gli autori che troviamo ci sono Col Connet, c'è Lucarelli con un testo sui beni comuni, ma poi ci sono numerosi interventi visto di Alex Zantelli, padre Alex Zantelli, l'ultimo romanzo di Francesco Giusati e tanti altri. E anche questo testo poi ha anche una, oltre alla validissima autore, anche una prefazione di Vandana Shiva, la attivista indiana, fondatrice del movimento in Afghania, quindi diciamo è una realtà che sta aggregando delle belle voci. Passo subito la parola a Gianluca però, e volevo partire proprio chiedendoti il titolo, 99%, chi è il 99%, a cui dedichi il libro e quindi chi è l'1% che ci rimane? Certo, prima di tutto io ringrazio Gianni per questo invito. E per me è un grande privilegio essere qui perché il cambiamento passa da questi posti come questo. Io la presentazione l'ho invitata anche alla Feltrinelli, però sono orgoglioso di essere qui perché, ecco, dalla Feltrinelli non passa il cambiamento passa da posti come questo, dove si fa resistenza. Parto da una considerazione positiva: ieri doveva venire la fine del mondo, non è successo però. E sta a noi adesso cambiarlo questo mondo, perché il mondo lo stiamo distruggendo, veramente noi, però sta a noi poterne uscire. Questo libro l'ho dedicato a tre categorie di persone. Prima alla mia famiglia, quando scrivo un libro devi molto spazio alla tua famiglia, poi con il lavoro, con i bambini piccoli. Però c'è un'altra persona che ho dedicato, che si chiama Angelo Di Carlo. Angelo Di Carlo è un attivista, come magari molti di voi, che ad agosto di quest'anno ha perso il suo ultimo lavoro da precario e dalla sua città Forlì ha preso il treno, è arrivato a Roma, è arrivato a Montecitorio, di notte si è cosparso di benzina, si è acceso, si è dato fuoco e ha cercato di entrare nella Camera dei Deputati. E purtroppo è morto dopo qualche giorno di agonia. Secondo me Angelo Di Carlo è un po' una vittima simbolica di questo sistema del 2%. È una vittima simbolica perché lui aveva perso l'ennesimo posto da precario, aveva lasciato solamente 160 euro di reddito al figlio. Il suo sogno, pensate, era quello di lavorare nella raccolta differenziata, porta a porta. Una raccolta differenziata porta a porta che crea lavoro, a differenza degli inceneritori, e quindi lui era la vittima simbolica di questo sistema. Secondo l'Eurex, per ogni santo giorno del 2011 nel nostro paese si è suscitato un disoccupato, un precario, e nel 2012 si è aggiunto a questa macabra classifica i piccoli imprenditori. Allora andrebbe chiesto a Mario Monti, attuale Presidente del Consiglio, all'ipocrita ministra tangente Elsa Fornero, perché in questa macabra classifica ci sono solamente i piccoli imprenditori, perché ci sono solamente i precari e perché non ci sono i banchieri, perché non ci sono i manager delle multinazionali. La realtà è che loro sono lì a tutelare questo 1%. E chi è il 99%? Il 99% sono gli operai di Pomigliano,
che vengono vessizzati da gente come Marchionne, che è l'1% che guadagna circa 400 volte in più rispetto a un operaio. Il 99% sono gli abitanti dell'Aquila, che hanno vissuto in delle case costruite malissime, il primo terremoto ha crollato tutto. L'1% invece sono coloro che hanno poi, ecco, ricordate quella telefonata vergognosa di persone che ridevano dopo la tragedia del terremoto su come si può spartire la ricostruzione. L'1% è Berlusconi, che prometteva la ricostruzione dell'Aquila, si pavoneggiava in televisione, in realtà l'Aquila, se andate all'Aquila, è ancora sotto le macerie. L'1% sono le persone che negli Stati Uniti d'America hanno perso la propria casa perché le banche hanno fatto la truffa dei mutui subprime. Però chi oggi veramente esercita il potere, io su questo vorrei subito soffermare la vostra attenzione, è un governo mondiale ombra che non è eletto da nessuno, che è il governo della finanza, che non c'è un territorio, non c'è una bandiera, non c'è un esercito, anche se però fa molti macelli. Pensate, la finanza fa girare un giro di denaro, di capitali, circa 12 volte maggiori di tutti i PIL del mondo. Cioè, ripeto, la finanza fa girare una quantità di denaro almeno 12 volte maggiore di tutti i PIL del mondo, di tutti gli stati del mondo, cioè di tutti i beni e servizi prodotti a livello mondiale. Allora va da sé che dinanzi a un potere così forte, una quantità di denaro così forte che fanno gestire, sono loro che esercitano il potere. I politici non sono altro che dei burattini. Chi comanda oggi la finanza? Quindi vanno fermati, per quanto mi riguarda, come prima cosa loro. Nel 1970 le transazioni finanziarie destinate alle speculazioni, destinate alla finanza, erano il 10%. Oggi siamo giunti al parossismo dove il 98% delle transazioni finanziarie, cioè dei soldi che circolano nel mondo, sono destinati alla finanza e meno del 2% all'economia reale. E poi c'è una terza dedica che ho fatto al libro, che l'ho dedicata a quelle persone che invece di, nonostante la crisi, nonostante le difficoltà, invece di piangersi addosso si danno da fare, perché è veramente un periodo delicato e quindi se non ci si dà da fare si rischia di non trovare un nuovo futuro, di non avere una nuova prospettiva. Senti, ma nel tuo libro tu parli di questa crisi, però non affronti soltanto la crisi dal punto di vista finanziario, economico, già dalle tue parole iniziavamo a capire, no? Che c'è qualcosa che va anche oltre, cioè una crisi di sistema, che è economica ed è finanziaria sicuramente, come tutti possiamo constatare, ma che è anche culturale, sociale, etica, ecologica naturalmente. E quindi io ti volevo chiedere, tutte queste sono spie di un unico problema, di un unico sistema che sta collassando, ma che è un sistema ben preciso che non cade. Io ti volevo chiedere, questo sistema innanzitutto cos'è, cioè come nasce, quando nasce, perché tu nel libro lo individui il momento in cui questo sistema nasce, cosa ha portato con sé, cosa ha portato nelle nostre vite. Sì, io dico subito che da questo sistema non se ne esce solo con delle nuove ricette economiche. È triste. Però io credo che la crisi sia molto più profonda, non sia solo una crisi economica. Io credo che questa sia una crisi antropologica. C'è un amico che si chiama Arturo Paoli, non so se alcuni di voi lo conoscono, un teologo che qualche giorno fa ha compiuto 100 anni, sono stato a trovarlo. E lui parla che siamo attraversando un periodo di disumanizzazione, che noi abbiamo perso proprio il nostro rapporto con noi stessi. Stiamo perdendo la nostra umanità, lui punta molto contro la tecnica, sta scrivendo, pensa, 100 anni, ancora contro la tecnica. E ci sono due episodi che secondo me spiegano bene il periodo che stiamo vivendo. Noi con Dissensi stiamo pubblicando un libro sulla strage di Sant'Anna di Stazzema, la strage che ci fu durante la Seconda Guerra Mondiale, e lì un sopravvissuto, all'epoca aveva 7 anni, racconta un episodio, io non voglio soffermarmi sulla strage, ma un episodio che secondo me è illuminante. Cioè Sant'Anna si trovava sopra una collina, si arrivava solamente attraverso delle mulattiere e quindi era ritenuta una zona bianca, una zona tranquilla. E così le persone dei paesi limitrofi salivano sopra Sant'Anna per sentirsi tranquilli. E lui diceva, io e la mia famiglia avevamo 5 persone,
E durante quel periodo quei rifugiati diventavano 20 persone, eppure non c'era nulla da mangiare, c'erano solo la vacca, avevano solo l'acqua. Però nonostante questa cosa, loro aprivano le parti, ma tutti le porte, tutti aprivano le porte a questi rifugiati. E per me questa è umanità, aprirsi agli altri, aprirsi a chi sta in difficoltà. E poi c'è un altro esempio, silenzio per favore. E poi c'è un altro esempio che secondo me invece dimostra il periodo di disumanizzazione che stiamo facendo, e che è successo a New York qualche anno fa. Ci fu un blackout, quindi le metropolitane non funzionavano, il bancomat non funzionavano, e per questo blackout che durò alcuni giorni, diverse centinaia di persone rischiavano di morire di fame. Perché? Perché non c'era confidenza tra i vicini per chiedersi soldi in prestito. Il commerciante, vabbè, neanche a parlarne, non c'erano relazioni umane. Allora se noi siamo giunti a una società in cui per un blackout turisti e centinaia di persone muoiono, evidentemente non è più un problema di crisi economica, è un problema di rapporti umani, è un problema di relazione umana. Questo secondo me è il noccio della questione, perché noi negli ultimi anni abbiamo fatto un po' la fine della cosiddetta rana bollita. Non so quanti di voi ricordate questa storiella. Come funziona? Se prendiamo una rana, la mettiamo nell'acqua che scotta, che bolle, appena toccherà con la zampetta l'acqua che bolle, schizzerà via. Però se noi invece la rana la mettiamo nell'acqua tiepida, magari ci rimarrà inizialmente un po' titubante, però non scappa. Ma se accendiamo un fuoco sotto questa pentola, l'acqua diventerà poco alla volta sempre più calda, finché la rana si stordirà, perderà i sensi e morirà bollita. È quello che è successo a noi a livello di coscienza sociale, è quello che è successo a noi a livello di coscienza politica. Noi abbiamo perso completamente il concetto di cittadinanza attiva, e perché altrimenti non c'è spiegazione, perché noi abbiamo accettato senza rendercene conto. Io non condanno mai l'individuo, però voglio dire, a livello globale, noi senza rendercene conto abbiamo accettato di vivere in un mondo orribile, dove ci sono immense disarmonie, dove le 20 persone più ricche del pianeta godono di un patrimonio equivalente a quello del miliardo più povero, dove ogni santo giorno muoiono per fame 20.000 bambini, sebbene noi buttiamo via la metà del cibo prodotto. Abbiamo casi come lo sponsor della Nike, Tiger Woods, un golfista, che guadagna di più di tutta la forza lavoro indonesiana che produce le magliette, le scarpe della Nike, in condizioni disumane. Allora se siamo giunti a questi livelli di disarmonia, è questa l'origine anche del problema. Poi ci siamo fatti persuadere che la felicità equivale a consumare, e questo ha creato un mostro, ha creato la monocultura dell'uomo. Ci sono stati casi di follia, vera e propria follia, come nel Natale del 2011, mi sembra, a Los Angeles, una donna per arrivare prima e scappare dove stavano gli sconti si faceva largo con lo spray urticante. L'anno prima, sempre negli Stati Uniti d'America, nella famigerata catena Walmart, ci stavano talmente tante persone alle porte perché dovevano andare a comprare quei saldi, che hanno schiacciato la guardia, e la guardia è morta. Avete visto le file di recente in Cina per gli iPhone 5? Ecco, noi abbiamo un livellamento dei pensieri verso il basso allucinante, non magari in questi posti, ma se voi andate, uscite, andate a delle feste, io sono stato di recente a una festa, cantavo del Pulcino Pio, cioè delle cose, cioè le persone non ragionano più, ma questo è stato tutto studiato a tavolino, perché l'obiettivo è quello di renderci dei consumatori obbedienti. E poi c'è la crisi ecologica, che è sicuramente la più grave, magari dopo si accende. Ormai tutti gli scienziati ci dicono che se continuiamo di questo passo le temperature aumenteranno anche fino a 6 gradi in questo secolo. E ovviamente un sistema così ingiusto, come dicevo prima, come raccontavo prima, ha bisogno di essere armato, di trovarsi in una situazione di guerra permanente. Noi investiamo nel mondo 1.600 miliardi di dollari in armamenti, quando basterebbero 40 miliardi, solo 40 miliardi, per porre fine alla fame del mondo. Ma allora perché lo facciamo? Perché non viene domandato questo? Perché in realtà quelle armi servono per poter tenere sotto scacco i paesi cosiddetti poveri, per non farli sviluppare. Questo secondo me è il vero problema. Però ecco, questa è la denuncia, è la parte della denuncia. Però io penso che solo la denuncia non serve a niente.
La denuncia crea negatività, crea frustrazione. Accanto alla denuncia deve sempre camminare la speranza. Certo, la sua speranza è quella di coloro che dicono io voglio la pace, io voglio la pace. La pace bisogna costruire. Denuncia e speranza devono camminare insieme, perché la vera vittoria di questo sistema è quella di averci fatto credere che un mondo altro, un mondo più giusto, non sia possibile. Invece non credere in un mondo più giusto significherebbe dimenticare le battaglie di coloro che si sono battuti per un mondo più giusto, per un mondo più giusto, le battaglie portate avanti dal movimento operaio, dalle donne per l'uguaglianza di genere. Significherebbe dimenticare i digiuni di Gandhi, le marce di Martin Luther King, gli anni trascorsi in prigione di Nelson Mandela, tutti coloro che comunque hanno dato la loro vita per liberare l'uomo alla fine dall'oppressione di se stesso. Senti, tu a un certo punto racconti un episodio che mi ha fatto molto sorridere, no? Per raccontare anche come poi questo sistema paradossale, squilibrato, si ripercuote anche sugli aspetti apparentemente più piccoli delle nostre vite. Fai una specie di questa parabola del basilico, questa piantina di basilico e il suo rapporto con il No, in effetti ho fatto questa contrapposizione tra il basilico comprato al supermercato e il basilico magari che ti pianti tu sul tuo balcone di casa, oppure un amico contadino che regala la piantina di basilico. La realtà è che la piantina che compri al supermercato è una piantina efficiente, fa crescere il PIL, l'altra non serve a nulla. Perché? Perché se tu vai al supermercato con la macchina, sarebbe auspicabile perché così consumi benzina, quindi un'altra merce, il petrolio, vai lì e compri questa piantina con tutto quel cellophane, quindi consuma altro petrolio, una piantina che magari avrà girato tutta l'Italia per arrivare su quel supermercato, quindi ha consumato altra benzina, altro petrolio, ci saranno magari dei pesticidi all'interno di questa, dei fertilizzanti, tutte cose che fanno crescere il PIL, a differenza della nostra piantina che sta lì sopra al davanzale, che magari quando ti fai un pesto non muori come la piantina del supermercato, però non fa crescere il PIL. E secondo i fautori del PIL sarebbe auspicabile che tu questa piantina la prendi e la butti da sopra a basso, magari anche se colpisci qualcuno sarebbe interessante, perché a quel punto viene la tua ambulanza, le spese mediche, le spese dell'ospedale, i medici ci guadagnano, le medicine, le case farmaceutiche. Quindi questo è il problema, che oggi noi siamo vincolati, vittime del PIL, che però non sta lì a quantificare la nostra felicità. Perché? Questo ne parla molto bene Maurizio Pallamonte di tutte queste cose. Perché non c'è una differenza tra beni e merci. La nostra piantina è un bene, la piantina invece del supermercato è una merce. Però per uscire alla fine da questo sistema, secondo me bisogna uscire dal sistema della crescita, perché pensare di poter crescere in maniera infinita in un mondo finito, come disse un economista inglese, Bodding, o è da pazzi o da economisti. Essenzialmente sono due le ricette che oggi vengono portate avanti, specie in Europa, quella di stampo neoliberista, neoclassica, che vuole aumentare la domanda ma ridurre il debito. Ma come si fa a aumentare la domanda riducendo il debito? È una politica schizofrenica, serve il debito. E questo non lo dico io, lo dice la presidentessa del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, che dice come guidare una macchina tenendo il freno sull'acceleratore e sul freno contemporaneamente. E noi quindi il nostro futuro, il futuro dei nostri figli, lo dobbiamo lasciare in mano delle politiche schizofreniche. Queste sono le politiche dell'austerity che vengono portate oggi in Europa. Poi c'è quella di stampo keynesiana che prevede un intervento dello Stato nell'economia, sicuramente fa aumentare la produzione, la domanda, quando lo Stato immette dei soldi ci sta, ecco, si dà vita al cosiddetto moltiplicatore keynesiano e fa aumentare la crescita. Ma noi abbiamo bisogno ancora di crescita? Siamo sicuri che abbiamo bisogno di crescita? Quali sono i nostri modelli di riferimento? Gli americani? Perché quello è l'altro. Ma se tutto il mondo fosse abitato da americani, noi avremmo bisogno di 5 pianeti. Uno per le miniere, uno per i mari, uno per i campi, uno per le foreste e uno dove buttarci i rifiuti. Ma noi ne abbiamo solo uno di pianeta. Quindi è assolutamente da escludere. Quindi un modello economico che non ha in considerazione l'impronta ecologica è da ritenersi superato,
ormai tutti quanti giustamente anche spingono per una politica di stampo keynesiana, però se non si tiene in considerazione l'impronta ecologica è da ritenersi secondo me anacronistico, non serve a nulla, perché anche andare a fare a bucare la Val di Susa, fare la TAV, dove fra 20 anni magari correrà un treno a 200-300 km orari dopo che la mafia, la Namur, la 'Ndrangheta ci ha guadagnato, non ci sarà bisogno di tutto questo spostamento di merci, e quindi come dicevo il libro magari in maniera erotica girerà solamente un provolone dentro questi vagoni di merci. Anche andare a fare il ponte sullo stretto di Messina determina l'intervento dello Stato nell'economia, ma noi abbiamo bisogno di questo tipo di crescita. Siamo sicuri che abbiamo bisogno di questo tipo di crescita. Noi il 27 settembre del 2011 abbiamo avuto il cosiddetto overshoot day, cioè praticamente noi consumiamo le risorse del pianeta più velocemente rispetto a quanto esso sia in grado di rigenerarle. Cioè, in poche parole, peschiamo più pesci più velocemente rispetto a quanto essi si riescono a riprodurre, tagliamo più alberi più velocemente rispetto a quanto essi si riescono a rigenerare. E nel 2012 si è accorciato ancora di più. L'overshoot day si è avuto il 22 agosto, significa che noi dal 22 agosto al 31 dicembre di quest'anno siamo in deficit ecologico, cioè stiamo mangiando le risorse. Perciò un modello economico deve passare attraverso queste problematiche, altrimenti non va bene. Senti, ma noi siamo il 99%, no? Era anche lo slogan che urlavano gli occupanti di Wall Street. Loro, il mondo delle lobby, della finanza, delle banche, sono l'1%. Allora io mi domando, per quanto tu descriva anche delle armi, no? Di cui questo 1% si serve per tenerci tutti imprigionati in questo sistema, c'è la pubblicità, c'è il messaggio che comunque non c'è un modello alternativo a cui possiamo fare riferimento, c'è anche il terrorismo, tu fai anche una bella riflessione su questo aspetto qua. Ma mi domando, queste armi sono così potenti? O siamo noi 99% particolarmente assopiti? Su tutte e due le cose. C'è un mio amico, un mio caro amico, gli abbiamo pubblicato il libro, si chiama Fausto Pellegrini, lavora per Renius 24, e ha scritto questo libro che si chiama Disagio del giornalista, introdotto da Pietro Ingrao, anche Pietro Ingrao ormai sta sotto i 100 anni, in cui lui racconta questo episodio, ricorda questa pubblicità, non so se era... Ricordate, qualche anno fa usarono la figura di Gandhi per la TIM, la Telecom, la Fiducia, in cui Gandhi parlava attraverso un'interconnessione planetaria a tutto il mondo, e la voce fuori campo, ipocrita, diceva: se avesse potuto parlare così oggi il mondo come sarebbe? E giustamente Fausto ribalta la domanda, disse: ma se avesse potuto parlare così gli avrebbero fatto dire queste cose? La realtà è che appunto i mass media, chiamavano i mass media, giornali, televisioni, sono cani da guardia del potere, non sta dalla parte delle persone. E questo è il vero problema. Bisognerebbe tutti quanti leggere un po' Chomsky, Noam Chomsky, dove spiega molto bene queste cose. Ma poi in Italia, non me la voglio prendere sempre con lui, ma non Berlusconi, che a 80 anni si presenta dopo 20 anni di fallimenti, di bugie, ne ha detto veramente di tutto. Lui ha ancora il coraggio di presentarsi alle elezioni andando da Bruno Vespa e prenderà ancora dei voti. Allora se noi viviamo in un paese dove tu vai ancora a votare Berlusconi, dove viene permesso ancora a certa gentaglia di presentarsi alle elezioni, significa che non c'è la democrazia, non c'è coscienza critica, significa che i mass media, a partire da Bruno Vespa, Emilio Fede, ti hanno fatto il lavaggio del cervello. Perché noi Berlusconi, quando... io lo sapevo che sarebbe tornato, quando dissero che se ne andava via, gli disse: attenzione, non lo dissi solo io, l'ho detto tante altre persone, lavoro di Dio, va via Berlusconi, rimane il berlusconismo, perché lui con le sue televisioni per 20 anni ha creato una vera e propria trasformazione antropologica. Noi abbiamo le donne di 80 anni che vogliono fare le ventenni, i bambini di 7-8 anni che vogliono fare le ventenni, cioè non si... le trasmissioni di Maria De Filippi, ragazzi, quelle sono tutte cose studiate per poter renderci sempre il suo discorso, consumatori che non pensano. Perciò la rivoluzione deve essere culturale, a mio avviso. Senti, ma restando in Italia, no?
Io volevo dire innanzitutto che tu sulla questione economica finanziaria, secondo me, fai luce su molti aspetti che per i non addetti ai lavori magari sono un po' misteriosi, anche dei meccanismi di funzionamento dei derivati, una serie di cose, in parole molto semplici tu le riesci a illustrare, insomma, quindi questa è una cosa che ho trovato molto, anche molto utile. E, in Italia in particolare, tu fai una riflessione sull'Italia montiana e dici l'Italia di Mario Monti, dei due Super Mario, eccetera, che poi ti direi che sono, non rappresenta effettivamente una vera rottura rispetto all'Italia che amiamo la berlusconiana, perché ha un salto di specie. No, io penso che quando sia, mi ricordo ancora l'orario, 9 di sera, 1 di sera, e Berlusconi andò a dimettersi a novembre del 2011, tutti quanti andavano in festa a festeggiare, non contenti giustamente a festeggiare, però noi siamo andati a finire veramente nella barriera della pace, perché secondo me c'è stato un passaggio storico fondamentale, che tutti quanti festeggiavano che siamo andati a Berlusconi, ma non avevamo capito perché era andato via Berlusconi. Berlusconi è andato via perché il sistema in crisi doveva mettere dei propri suoi uomini. Berlusconi era solo un pagliaccio messo lì. Doveva mettere dei tecnici che erano in crisi. L'abbiamo visto. Mario Monti, anche se inizialmente veniva spacciato con un tecnico super partes che parlava di uguaglianza, che parlava di... Poi, che termine usava? Rigore e... Equità. Allora, Mario Monti è uomo della Goldman Sachs, la banca d'affari americana, che ha fatto, tra l'altro, è stato tra i colpevoli dello scoppio dei mutui subprime. La Goldman Sachs è una banca che ha aiutato la Grecia, imbrogliando i dati, a farla entrare nell'euro. Su questo ci guadagnano 300 milioni di euro la Goldman Sachs. La Goldman Sachs è stata trovata proprietaria di una piattaforma che tratta la prostituzione minorile delle ragazze. Mario Monti è stato presidente europeo della Commissione Trilaterale, fondata nel 1973 da Rockefeller, che vuole unire praticamente Giappone, America, Europa e la plutocrazia del mondo per far andare avanti, cioè loro si uniscono come fanno il gruppo Bilderberg, che si unisce dal 1954 in alberghi a 5 stelle, sono 200-300 persone, le persone più potenti del mondo, si riuniscono e decidono le nostre sorti. La linea di Monti è questa, allora pensa, è stato anche consulente della Coca-Cola, giusto per non farsi mancare niente, il simbolo delle multinazionali. Allora veramente pensare che Mario Monti potesse cambiare le cose era veramente ridicolo. Ciò che mi fa tristezza è pensare che partiti che si definiscono pure di sinistra o democratici abbiano appoggiato gente come Mario Monti, hanno appoggiato dei crimini sociali come il fiscal compact. Noi abbiamo votato il fiscal compact, quindi nei prossimi 20 anni dovremo tagliare la spesa sociale di 50 miliardi di euro. Per quanto riguarda quello che accennavi negli Stati Uniti d'America, non è una crisi, quella non è stata una crisi, quella è una truffa fatta dalle banche a scapito dei cittadini, perché si sapeva benissimo che sarebbe esplosa. Cosa è successo? Le banche prestavano prestiti, mutui a tutti, anche a coloro che non se ne potevano permettersi. Ma questo non perché le banche erano diventate all'improvviso delle opere pie, delle opere francescane, perché prendevano questi mutui, li spezzettavano, li cartolarizzavano e li vendevano. In realtà non lo facevano neanche loro, lo facevano attraverso delle società veicolo che hanno dei paradisi fiscali in altri paesi come le Canarie. E quindi in effetti là, a quel punto, nel momento in cui dopo le prime rate, le persone che erano molto basse, le persone non erano più in grado successivamente, perché se tu dai un mutuo a chi non c'ha un lavoro ti può pagare la prima rata di 50 euro, ma la seconda rata, la terza rata, che aumenta sempre, non la puoi più pagare. Inizialmente la bolla era scoppiata perché tutti quanti volevano una casa. Cosa pensavano le persone? Ok, io compro una casa che costa oggi 100, ma fra 20 anni, fra 10 anni varrà 120, io con quei 20 pago magari l'università del mio figlio, mi compro una macchina. Era un investimento, quello che è successo tra l'altro con la bolla di tulipani nel XVII secolo in Olanda.
è scoppiata questa bolla dopo che le persone non ce la facevano più a pagare, le banche non si sono fidate più l'uno con l'altro perché non sapevano dove stavano questi titoli, appunto venivano chiamati titoli salsiccia, dove ci stavano all'interno anche questi mutui, e poi da quel punto è crollato il sistema, c'è stata una perdita di fiducia. E cosa è successo? È successo che gli stati hanno dato i soldi alle banche, in particolare sono stati dati almeno 15 trilioni di dollari, che sarebbero 15 mila miliardi di euro di dollari. Quindi questo cosa ha determinato? Ha determinato l'aumento del debito pubblico, dei deficit, anche in Europa, perché anche l'Europa è stata toccata da questa crisi. E a chi è stata data la colpa di questa, del debito? A noi, perché abbiamo vissuto al di sopra della nostra possibilità. Questa è una cazzata. I debiti sono aumentati perché abbiamo dovuto dare alle banche dei soldi perché precedentemente ci avevano truffato. Sfido chiunque a dire il contrario. Perciò non si incontrano, non ci sono dibattiti con Mario Monti. Perché tu basta che gli fai una domanda, se tu devi dire sì, hai ragione. Perché non è quello quello che è successo, è quello che sta succedendo in Europa, ci sarebbe tanto da dire, ma non è vero. E un'altra cosa, il tuo libro, diciamo, abbiamo fatto un quadro un po' meno, no? Però come tu hai anticipato, la denuncia si deve accompagnare alla speranza. Certo. E allora il tuo libro in realtà è positivo, cioè un libro propositivo, realista, che analizza insomma una serie di aspetti, alcuni li abbiamo toccati, però propositivo. E ci sono una serie di possibili strade, no? Quindi che sono tante, quindi non so se puoi parlarci di alcune delle proposte, delle concrete soluzioni che tu nell'ultima parte del libro prospetti. Sì, diciamo che se noi potessimo portare il mondo al pronto soccorso, la prima cosa che dovremmo fare è cercare di fermare la crisi economica, cioè fermare quindi le emissioni di CO2. Fermare le emissioni di CO2 significa che noi dobbiamo iniziare una nuova politica energetica, quindi puntare sulle rinnovabili, sul geotermico. Ci sta Lester Brown, professore degli Stati Uniti d'America, e lui dice che un'ora d'energia solare che arriva sulla Terra, se raccolta in potenza, potrebbe coprire la domanda, il fabbisogno energetico di tutta l'economia mondiale. I tre stati più ventosi degli Stati Uniti d'America sono il North Dakota, il Kansas e il Texas. Circola talmente tanto vento che è stato calcolato che con delle pale eoliche potrebbero raccogliere e coprire il fabbisogno energetico di tutti gli altri 47 stati. Quindi ci sono le soluzioni per uscire dalla crisi ecologica, che è la più importante, ma bisogna farlo velocemente. Per quanto riguarda la crisi finanziaria, che non è una crisi ma una truffa, come abbiamo detto, non lo dico io, lo dicono l'economista Bruno Amoroso, per esempio, bisogna subito tassare le transazioni finanziarie. Su questo bisogna puntare. Tobin Tax nel 1972 parlò appunto di questa tassa sulle transazioni finanziarie, ma non quella che ci vogliono far credere adesso, dello 0,01%. Noi paghiamo l'IVA al 20% e poi dobbiamo invece tassare questi ladri allo 0,01%. No, bisogna tassare le transazioni finanziarie, questi derivati, bisogna vietarli queste cose qua. Bisogna fare come fecero negli Stati Uniti d'America all'indomani del crollo del 29. Lì fecero la separazione tra le banche di investimento e le banche commerciali, la Glass-Steagall Act, del deputato Glass e il senatore Steagall. Vietava questo, cioè praticamente quei soldi delle nostre, quei soldi delle persone non potevano effettuare degli investimenti. Questo è fondamentale. Purtroppo è stata cancellata nel 1999 da un governo tra virgolette di sinistra, Bill Clinton, che a quel punto tutto il mercato finanziario è diventato come un unico campo di grano assolato, dove la prima scintilla prende fuoco. Però io una cosa, scusa, la devo dire, perché siamo giunti a questo? Perché ci sta la finanza? Perché la finanza è così potente? La finanza è così potente perché noi ci troviamo in una crisi di sovrapproduzione, questo è importante capire, cioè il sistema economico capitalista produce di più rispetto a quando riesca a piazzare, e quindi non ci guadagna più, letteralmente.
E quindi cosa hanno deciso di fare? A partire dagli anni 80, lo sviluppo del neoliberismo, di fare i soldi, con la finanza. Ci guadagnano più velocemente. Perciò ci sono tutti questi soldi sulla finanza. E poi, secondo me, bisogna puntare sulla patrimoniale. Cioè deve passare il concetto che devono pagare i ricchi, non i poveri. Cioè questa crisi l'abbiamo pagata la classe media, l'hanno pagata i poveri. La stanno pagando le persone che si suicidano, la devono pagare i ricchi, la devono pagare i politici che sono state lì delle marionette in mano a questi finanzieri. E poi ovviamente c'è il problema del debito. C'è il problema del debito, bisogna secondo me capire come si è formato questo debito e pensare se bisogna pagarlo o non bisogna pagarlo. A mio avviso secondo me non andrebbe pagato. Perché se tu il debito l'hai formato e gli hai fatto fare i soldi nelle banche, giusto, non bisogna più ripagarli. Noi abbiamo staccato molti dei punti del libro, forse non tutti, ma vogliamo lo leggiate, quindi non andiamo molto. Però voglio passare la parola a Enzo che voleva proporci degli spunti di riflessione, no? Sì, riflettere un po' sulle cose che sono state per mettere in evidenza soprattutto qualche caratteristica difficile da trovare negli ultimi tempi nei libri. Ci sono stati molti testi di divulgazione, Gianluca ne cita una buona parte in bibliografia, in particolare ad esempio il Manifesto degli economisti sgomenti, che sarebbe veramente da leggere perché è una bella rassegna delle cose che normalmente si dicono in giro per giustificare le misure di austerità e lì vengono puntualmente smentite. Il pregio di questo testo invece è quella che io chiamo la completezza. Completezza in che senso? Nel senso che rispetto a questi testi che sono stati prodotti di ottima divulgazione e che però sono tematici, settoriali, cioè si occupano di una sola cosa, per esempio l'economia, citavo il manifesto di prima, oppure la conversione ecologica, ad esempio, un ottimo testo scritto ultimamente da Guido Viale, che è una bella illustrazione di come si dovrebbe andare a cambiare l'apparato produttivo in modo da renderlo sostenibile. E così via, troviamo un sacco di testi. Invece il testo di Gianluca è particolare perché non è settoriale, è generale. Ed è non solo analitico ma anche propositivo, e questa è una cosa ancora più difficile da trovare, cioè che si parte in qualche modo dall'analisi ma non ci si limiti a denunciare le cose ma a proporre cose alternative, cose fattibili, quelle che Alex Langer chiamava una volta le utopie concrete. E in che senso è completo e quindi indispensabile? Perché ci mostra il libro che la crisi che noi generalmente stiamo chiamando negli ultimi tempi economica non è una crisi solo economica e non può essere vista in termini solo economici. È una crisi di sistema, cioè è il complesso di tante crisi messe insieme. Possiamo affiancare alla crisi economica la crisi ecologica e la crisi di democrazia, solo per citarne tre, in cui si devono mettere insieme necessariamente per poter comprendere perché tutto il sistema funziona così. È un modello di società che noi abbiamo cominciato ad assumere dal dopoguerra, basato sostanzialmente sulla produzione di merci e sul consumo, sulla cosiddetta crescita illimitata di cui ha parlato Gianluca, e se questi aspetti non si mettono insieme non si può pensare a un modello nuovo, quello che i movimenti all'inizio del 2000 chiamavano l'altro mondo possibile. Se non si mettono insieme tutti gli elementi, l'altro mondo possibile non si può comporre in tutti i suoi aspetti. E poi sono particolarmente grato perché difficilmente c'è uno studioso che viene citato nel libro, poco conosciuto, si chiama Georgescu Rogan, è un fondatore della bioeconomia, un matematico, statistico ed economista che ha pensato nel 1971 di applicare i principi della termodinamica alla produzione di merci.
soprattutto il cosiddetto secondo principio della termodinamica o principio della degradazione dell'energia, in cui fa vedere che le merci sostanzialmente si comportano come l'energia, e cioè da risorse vengono successivamente trasformate e nella loro trasformazione si degradano. In quello stesso anno viene pubblicato un altro libro che poi è diventato famoso, che si chiama I limiti dello sviluppo. All'epoca fu titolato così in italiano, era uno studio dell'MIT di Boston che era stato chiesto da Aurelio Peccei, che all'epoca faceva parte del Club di Roma, e i limiti dello sviluppo stavano lì a dire che non è possibile, quello che ha detto prima Gianluca, pensare a un sistema in continua crescita nella produzione di merci e nei flussi di energia in un pianeta finito. Cioè, una cosa abbastanza normale: se io mi trovo in una posizione finita di risorse, di energia, non è possibile che io possa estrarre all'infinito quantità sempre più grandi. Quindi ci deve stare una riflessione su questo punto, e questa riflessione ha delle conseguenze notevoli, perché molto spesso oggi noi leggiamo che ci propongono alternative alla montismo in qualche modo. Per esempio, il premio Nobel Krugman propone di fare delle politiche di tipo keynesiano, come è stato pure detto da Gianluca, che consiste nel fatto che lo Stato in qualche modo debba intervenire a provocare un po' la domanda, magari sviluppando un po' di lavoro di qua e di là, e produrre la crescita. Ecco, ancora una volta tutte le risposte alla crisi economica vengono basate sul concetto di crescita, e questo è in contraddizione con l'osservazione che abbiamo fatto prima, che invece dovrebbe portare a una decrescita. Decrescita non solo per il fatto che abbiamo visto che le risorse sono limitate, ma c'è un aspetto ancora più importante. Lo stesso Club di Roma e lo stesso gruppo americano dell'MIT di Boston, 30 anni dopo, ha prodotto un nuovo studio, come quello di prima, in cui faceva il punto su quello di prima, dicendo sì, il problema delle risorse effettivamente rimane ancora, dopo 30 anni, un problema urgente. Ma loro dicono di averne scoperto uno più urgente ancora, e cioè è l'impatto che il consumo di risorse produce sull'equilibrio ecologico del pianeta. Diventa per loro questo secondo aspetto più importante. I cambiamenti climatici a cui assistiamo ormai da un po' di tempo sono la manifestazione più eclatante di questa seconda presa d'atto. Cioè, non solo le risorse sono limitate e non possiamo pensare di estrarle all'infinito, ma il consumo di queste risorse produce sull'equilibrio ecologico del pianeta sconquassi. Se noi volessimo, come ha detto Gianluca prima, adattare in tutto il mondo il consumo, il livello di consumo americano, occorrerebbero 5 pianeti. Quindi mi soffermerei su questo aspetto importante. Se uno non mette insieme crisi economica, crisi ecologica e crisi democratica, da questa cosa non si esce. Quindi la crisi è una crisi di un modello di società, di un modo di essere, non solo culturale ma anche psicologico delle persone. Gianluca ha parlato di crisi antropologica, e secondo me va guardata in questa direzione. L'altro merito del testo è non fermarsi alla critica, cioè produrre per ogni aspetto della questione che tratta una soluzione, tanto che l'insieme di tutte le soluzioni noi possiamo dire che viene a delineare un modello di società diverso da quello che i movimenti già dall'inizio del 2000 hanno cominciato a chiamare l'altro mondo possibile. Si è detto un altro mondo è possibile, dicevano i No Global nel 2001 a Seattle, e questo nuovo mondo possibile viene delineato in qualche modo. Potremmo tracciarne qualche caratteristica, ad esempio l'egualitarismo economico, che
che rimanda immediatamente a una redistribuzione della ricchezza. Quindi c'è un aspetto egualitario in questo nuovo modello di società che si produce, ma c'è anche un aspetto che riguarda invece il pianeta, l'esigenza di una decrescita. E qui forse è meglio che ci potremmo soffermare un po', perché il termine decrescita, quando uno lo sente, non lo dice quasi nessuno. Se voi notate, anche quelli più avanzati, a parte insomma i teorici della decrescita, che partendo da Georgescu Rogan e passando attraverso Latouche ed altri, in Italia per esempio abbiamo Maurizio Pallante, che è fondatore anche di un'associazione per la decrescita felice, abbiamo Mario Buonaiuti. Però fa paura questa parola, perché decrescita viene interpretata come recessione. Che significa decrescita? Significa che dobbiamo produrre di meno, e quindi viene vista come recessione. È vero, dobbiamo produrre globalmente di meno, cioè i flussi di energia e di merci, per quello che abbiamo detto prima, devono essere diminuiti. A me piace parlare di decrescita orientata, cioè nel senso che, fermo restando questo aspetto che il globale deve diminuire, ci sono delle cose che devono decrescere, addirittura alcune essere azzerate completamente ed altre invece possono crescere. Che cosa deve essere per esempio azzerato completamente? La produzione di energia nucleare, per dirne uno. La produzione di armamenti sono cose che dobbiamo azzerare completamente. E che cosa invece dovrebbe crescere? Dovrebbero crescere le energie rinnovabili. Lester Brown, che citava lui prima, già in contemporaneo con la pubblicazione dei limiti dello sviluppo negli anni 70 negli Stati Uniti, in collaborazione col fisico Barry Commoner, che è morto purtroppo da poco, ma anche con Connett, che ha scritto I rifiuti zero, ha prodotto un piano energetico, e vi parlo degli anni 70, non adesso, nel quale con le sole risorse rinnovabili, che significa sole, vento ed altre risorse che si possono trovare, maree e così via, era possibile negli anni 70 soddisfare completamente il bisogno energetico degli Stati Uniti, e veniva prodotto un piano dettagliato per quei tempi. Pochissimo si è fatto in quella direzione. Oggi sembra che sta andando per la grande la produzione di energia alternativa, e purtroppo però in queste cose bisogna stare sempre molto attenti. La cosiddetta green economy viene spesso sviluppata in grandi strutture che sono assurde e che sono costruite per soddisfare ancora una volta i bisogni di profitto. Quindi allora, ritornando al discorso precedente, ci sono nel libro di Gianluca tutti gli elementi propositivi, che poi sono elementi propositivi che negli ultimi 40 anni, io direi a partire dagli anni 70 del Novecento, i movimenti hanno prodotto. Cioè noi abbiamo una costellazione di movimenti ambientalisti, di impegno civico, che si occupano per esempio dell'acqua o di altre questioni. Tutti questi movimenti insieme hanno prodotto in questi 40 anni l'idea, non l'idea ma proprio la pratica, hanno tracciato effettivamente una possibilità di società diversa. Allora, e chiuderei e poi cercherei di aprire il dibattito su questa questione, come è possibile che questa grande costellazione di movimenti, di gruppi, di associazioni, di singoli cittadini attivi possa produrre un progetto politico che possa diventare egemone? Perché se noi abbiamo visto con il referendum sull'acqua che proposte del tipo l'acqua deve essere un bene comune perché è un diritto fondamentale il cui accesso non può essere negato a nessuno, e su questa cosa abbiamo ottenuto il favore della maggioranza degli italiani, perché questo non potrebbe essere per un indirizzo per esempio sulla decrescita o sulla produzione di energie alternative? Perché tutte queste esigenze tematiche o settoriali dei vari movimenti non riescono a produrre una soggettività politica nuova che possa diventare egemone? Ecco, questo secondo me quello che nasce immediatamente, l'interrogativo che ognuno di noi si dovrebbe porre, è perché non riusciamo ad essere tutti i movimenti insieme soggetto politico che si fa portatore di un nuovo modello di società
e diventa anche a livello istituzionale, elettorale, un motore di cambiamento della realtà. E chiamerei tutti quanti a riflettere su questo, che forse è venuto il momento di cominciare a costruire un qualche cosa di unitario dalle cose che i movimenti hanno prodotto negli ultimi 50 anni, perché altrimenti cammineremo sempre in questo senso. Non è che sia inutile, ovviamente, tutto quello che fanno i movimenti, lotte locali che consentono di ottenere risultati, sono politica, sono cose positive, però secondo me occorre comporre tutte queste cose in un progetto comune a tutti e cercare di ottenere presenza e rappresentanza istituzionale in modo da avviare concretamente un cambiamento grande, che non è solo a livello nazionale possibile, perché per le questioni che abbiamo detto sul controllo della finanza la dimensione è minimo minimo quella europea. Al di sotto di quella europea è difficile riuscire ad ottenere dei cambiamenti. Si parlava prima della democrazia, ci troviamo in una situazione in cui la democrazia è stata sospesa. Non so se avete notato quello che è successo in Grecia, dove si cerca in qualche modo di fare un referendum, il referendum viene bloccato. Si vede il pericolo che forze che chiedevano il cambiamento, come Siriza, potevano vincere le elezioni. La Merkel è entrata a gamba tesa in un paese estero, influenzando il risultato elettorale. Allora secondo me occorre contrapporre una massa critica organizzata per cercare di fermare l'avanzamento del neoliberismo.